Sia Entwist Channel. In questo nuovo video voglio coinvolgere Francesco nella realizzazione del sapone fatto in casa. Per realizzare questo sapone utilizzeremo come base grassa l'olio extravergine di oliva, uno degli oli più pregiati che ha anche molte proprietà curative per la pelle, infatti è emolliente, lenitivo e indicato per la pelle disidratata. Per realizzare questo sapone utilizzeremo il metodo a freddo, quindi sfruttiamo solamente il calore sprigionato dall'utilizzo della soda caustica. È una ricetta semplicissima e velocissima, quindi vediamo gli ingredienti. Per la realizzazione del sapone ci servirà 1 kg di olio extravergine di oliva, 128 g di soda caustica, 300 g di acqua, un olio profumato, io in questo caso ho scelto alla vaniglia e al mandarino, e delle foglie d'ulivo per la decorazione. Come strumenti invece ci servirà un frullatore ad immersione, uno stampo in silicone e degli occhiali protettivi. Questi ultimi due strumenti sono molto importanti per maneggiare la soda caustica, perché è una sostanza altamente corrosiva che può creare delle ustioni. Iniziamo sciogliendo la soda caustica nell'acqua. Uniamo l'olio e mescoliamo. Pulliamo il composto fino a farlo diventare cremoso. Aggiungiamo l'essenza profumata e cominciamo a decorare gli stampi. Riempiamo le formine e livelliamo la superficie. Ricopriamo con la pellicola ed un canovaccio. Il sapone negli stampi, dove riposerà per 48 ore? Questo è il risultato dopo 40 giorni di stagionatura. Da questo momento in poi il sapone è utilizzabile. Come potete vedere, realizzare il sapone è molto semplice. Provate anche voi e condividete le foto con le vostre creazioni. Quindi che dire, alla prossima e... Ciao!